questo importante risultato ottenuto. Ma mi sembra un buon dato che permette di soddisfare l'ambizione principale che avevamo, cioè quello di unire il Partito Democratico attorno a una proposta politica. Abbiamo trovato, oltre che la maggioranza degli iscritti, anche la maggioranza degli elettori. Da oggi si comincia a costruire il PD in Sicilia. Per quanto riguarda il rapporto con Crocetta, adesso si aprirà una più grande intesa? Questo è il momento in cui il Partito Democratico deve assumersi la responsabilità di contribuire in maniera decisiva a dettare l'agenda del governo regionale. Noi partiremo dal tema dello sviluppo, perché a fianco alla lotta contro lo spreco, contro la corruzione, per la legalità, il tema dello sviluppo è quello che qualifica la proposta politica del Partito Democratico su scala nazionale, deve essere altrettanto su scala regionale, il tema su cui questa regione misura il cambiamento effettivo. In che condizioni avrà adesso il PD? Ma il Partito Democratico in questi anni è stato un partito diviso, profondamente lacerato. Oggi abbiamo, attraverso questo congresso e queste primarie, ricostruito le condizioni per affermare la presenza del PD, la sua autorevolezza, la sua capacità di incidere sull'agenda del governo, la sua capacità, spero, di recuperare credibilità, forza, prestigio presso gli elettori di questa regione. Hai avuto modo di sentire Renzi? No. No, non ci siamo ancora sentiti. È l'uomo giusto per l'Italia? Eh? È l'uomo giusto per l'Italia? Renzi è stato eletto alle primarie, ha fatto una scelta che è quella di spendere in prima persona il proprio consenso nel governo del paese. Su questo ciascuno di noi misurerà i risultati, il PD siciliano lo misurerà innanzitutto sulle politiche per il Mezzogiorno. Credo che abbiamo buone ragioni per essere ottimisti. Con Crisafulli invece né Caltanissetta sono andate bene? Né Caltanissetta sono andate bene, non sono le uniche province ad essere andate bene, c'è un dato che complessivamente è abbastanza omogeneo, salvo alcune province nelle quali Lupo ha avuto un risultato migliore, alcune aree, Messina, insomma alcuni territori. Il rapporto con quelli che, con gli elettori del Partito Democratico, con quelli che hanno votato per questa proposta, anche il quadro, diciamo, interno a sostegno di questa proposta è un quadro più ampio, un quadro dove ci sono forze che finora sono state distinte, a volte anche piuttosto distanti, e che si sono ritrovate attorno a una proposta politica.